Raga, questo Bruno non lo vedo. Lo so, ho capito che devo ucciderli, però non li vedo. Eccone uno. Pezzente. Sì! Contato Cletus, mi sta simpatico, devo essere sincero. Buoni vicini. Bella missione. E se io adesso ti ammazzo? Non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Pezzente, ok. Quindi, chiamiamo un taxi. Non ci inciampare malamente, Trevor. Non so dove siamo finiti. Un gattino. Il mio amico Cletus ha gattino. Dove sei finito, gattino? 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 Non ti voglio fare del male. Gattino? Cosa c'è là sotto? Una pezzo di astronave? No, una lettera. Frammento recupera. È stato trovato frammento di una confessione. La lettera scoprì il mistero dell'omicidio di Leonora Johnson. Boh, è un... Trevor sei un idiota. È una di quelle solite cose secondarie che ne so io. Ah, mo andiamo in strada un attimo. Chiamiamo il taxi e andiamo a vedere sto. Ciao. Mi eri mancato. Come va? Tutto bene? Lo sai che ti voglio bene. Cos'è quel cartello? Basta, si coyote, oh. Che c'è scritto? Ma non lo so. Oh, pirata della strada! Anche se non c'era nessuno. Contatti. Vediamo un taxi. Credo di aver chiamato più taxi che amici, però sono dettagli. Ah, ho letto un artista, vabbè. Hai detto selfie? Bofrost, take me a selfie. È arrivato? Arrivo. Dove è sto taxi? Ecco. Mettiamo il segnalino qui. Lo mettiamo qui all'entrata, che non so dove dobbiamo andare. Devo esplorare la cosa. Musica ascolta certa gente. Vabbè, dettagli, dai, dai. Andiamo avanti con Trevor. Nostro caricissimo e simpaticissimo Trevor. Oh, grazie, fratello. Grazie dello strappo. Ok, qui ci dovrebbe essere il tizio, però io non mi ricordo com'è fatto. È la tosse. È dato, scusa pure. Maude? È lei? Sì, è lei. Vediamo se magari tipo ci dice di nuovo com'è fatto. Non lo so. Vediamo un po'. No, niente. Non ce lo dice. Purtroppo ora non ce lo dice. Noi ci infiltriamo qui sopra. È figo sempre andare in luoghi sconosciuti. Ora possiamo andare. Io avrei fatto O per inciampare, però vabbè. Ah, adesso proviamo un approccio stealth a piedi. Se questo qua scappa, sono cavoli nostri. E veramente riuscirà a scappare. Non ho bazooka che tipo inseguono, no. Trevo non ha soldi per queste cose. Trevo non ha soldi e basta. Un camioncione gigantone. Posso arrampicarmi? Magari. Giorno, tutto bene? Cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Sì,
Siamo dentro un camion e adesso ne siamo usciti. Sì, raga, faccio l'antisociale quanto Trevor. Wow, quello sì che è un camion. No, dai, non possiamo usarlo. Ci ammazzano tutti la famiglia. In caso quello lì scappasse lo usiamo. Ma io non credo neanche di trovarlo. Forse è passato troppo tempo. Non lo so, raga, me lo dovete dire voi. Io non so come funziona. So che ci sono. Trevo, sei un imbecille, però, eh. So che ci sono più tizi da catturare. Però non so se c'è tipo il tempo limite per catturarli. Dove siamo? Siamo ancora tipo verso l'entrata. Addentriamoci più dentro, magari lo troviamo. Che ne sai? Ah, so che noi non so. Sto cavolo di microfono. Non so dov'è più dentro. Però io so che fregherò la moto a questo tizio. Che te non sta guardando. Ci vediamo. Oh, porca vacca, era proprio la sua. State zitta, radio. Questo microfono del cavolo deve cadere ogni 5 secondi. Probabilmente, forse più avanti. Lì dove io ho preso gli insurgenti in una precedente rapina. Ma insurgiti online. Vai, Trevor! Dai, Trevor, ti vedo carico figo. Dove sei? Ti prego, non mi ammorire. Io odio GTA 5, però a volte l'odio. Oddio, posso pagarmi il taxi? Ti prego, dimmi che posso pagarmi il taxi. Poi vado da solo, però posso pagarmi 11 dollari, spero di sì. Io lo chiamo, se non mi. Se al massimo mi becco la polizia, non me ne frega. Dov'è? Taxi, taxi. Cletus, ben simpatico. Pure Beverly. Credo di averlo detto giusto stavolta. Non so se prima l'ho detto giusto o sbagliato. D'accordo. Perché d'accordo? Che senso ha dirlo? Bofrost, take a me. Non adesso. Taxi. E wop. Aspetta, già che ci sono, metto il segnalino. Tipo, qui. Era questo il taxi? Non era questo. Ah, ciao taxi. Mi sei mancato, taxi. Sei il mio miglior amico. Boh, questo mi picchia, lo so già perché non ho più soldi. Oppure mi toglie tutti quelli che avevo. Infatti, una stella. Ah sì? Raga, è stato facile. E com'è, imbecille? Meno male che avevi due auto. Oddio, potevo usare il cavo della miniera. Sbrigati! Oddio, non mi hanno visto? Che sono ciechi? Quando sono con Trevor sono ciecati, seriamente, poi. Guarda! Non mi hanno visto! I poliziotti con Trevor sono ciecati, non lo vedono mai. Oddio, raga, sapete che non so dove devo portarlo, vero? So che sto seminando la polizia in modo epico. Ah, ok, no. 2 km 50. Boh, credo che con questo potremmo anche concludere l'episodio, cioè la serie di episodi, non lo so. Sono un devoto servitore della giustizia. Quando mai si sente Trevor dire queste cose, raga? È una cosa speciale. Ricordatevi di questo speciale momento. Questo rumore che sentite sono io che sbatto la testa contro il controller. Bene. No, non mi dire che è scappato. Non mi. No. Ah, ok. LOL.
se devo sparare, sparo. Ok, non facciamo cavolate come prima, eh. Mo, sali. Beh, giù, se provi a scappare. Perché non viene? Grande Treo. Ok, forse adesso ce la facciamo ad arrivare. Forse. Ah, il treno lo voglio evitare, punto. Andiamo per frasca, per montagna, per funghi. Oddio Trevor, perché devi fare il pazzo? No Trevor, basta, tu non sai guidare per le montagne. Basta, andiamo in strada, tranquillo. L'hai già detto, non me ne frega un cavolo, io devo consegnarti, questo non l'hai capito. No, il treno no. Non so per cosa lo stavo cercando di mettere dentro, non ho capito. Delle imposte sui stipendi. Ecco, mi rimangio tutto. Trevor è uno di quei criminali da strappazzo che spara tutti, spacca famiglia, ammazzo bottiglia. Sto qua è uno di quei criminali eleganti che fanno la parte teorica, insomma fanno quei criminali tipo Leverage, insomma, tutti sotto, nascosti, che non lavorano, non fanno qualcosa di eccitante, insomma. Trevor non è un tipo da stealth, è un tipo da distruzione mega totale. Oh, siamo arrivati, mi mancavi cicciona. Uè, ciao, tracca, come va? Oddio, orribile di notte con tutta sta luce. Oh, provo soddisfazione, non l'avevamo mai fatto. Ok, quindi avremo altri tizi, insomma, lo sapevo già questa cosa. Ok, raga, ma per caso mi hanno dato, quanti mi hanno dati? 10.000. Oh yeah, ragazzi, abbiamo di nuovo dei soldi. Bene, qui da Trevor credo che potrebbe essere tutto. Ora possiamo tornare a fare le nostre faccende che vogliamo, tipo comprare, missioni principali. Abbiamo completato, credo, tutte le missioni secondarie nel deserto. Tranne questa qui. Che io dico che facciamo adesso? Perché non vi lascio subito così, facciamo ancora questa. Giuro, ultima, giuro. È troppo bello sto gioco. Allora, chiamo il taxi perché, come sapete, io sono un pigro. Tanto adesso c'avevo il big money, non è vero. Oh, chiamami, dove fida? Ah, ok, chiamami, ci conto. Voglio altri tizi da beccare. Preferibilmente morti che vivi, però vabbè. Molto obbligato. Notare che io ho due auto qui. E chiamo il taxi. Trevor, che cosa ti è uscito dal naso? Trevor, che cos'è il tuo naso che non va? Cos'è? Qual è la temperatura? Se me lo ritrovo dietro ho paura. Però smetti di scaccolarti. Te lo mettiamo in segnalino. Dopo questo sconosciuti e folli, credo che ci rimangono solo le missioni principali della violenza. Buono ragazzi, stiamo facendo un casino di roba. Un attimo ancora una cosa, volevo vedere statistiche. E il concetto per... sconosciuti e folli, 5 su 20, non è vero, non abbiamo fatto... Raga, sto gioco è lunghissimo. Ok, ecco, il nostro